Di tutti i temi che ho scelto di affrontare in questi 16 giorni, questo è uno di quelli a cui tengo di più. Cosa ho fatto nei miei anni in Farnesina per rilanciare le nostre relazioni internazionali? È vero che c'è chi perde tempo a raccontare di tutto su di me. Ho spiegato molte volte perché, molto tempo fa e in una sola occasione, ho incontrato i rappresentanti della Federazione Russa. Ma a differenza di Salvini e Berlusconi, non ho mai celebrato Putin, né firmato accordi o intese col suo regime e col suo partito. La mia idea, ed è la stessa che mi ha fatto andare a Mosca, come a Washington o a Pechino, è che il dono della nostra diplomazia è quello di saper dialogare con tutte le piccole e grandi potenze. Quando abbiamo firmato il memorandum sulla Via della Seta, ad esempio, abbiamo pensato agli investimenti cinesi che avremmo potuto attrarre e all'importanza di migliorare la nostra amicizia con Pechino, ma senza mai rinnegare in nessun caso la nostra presenza nell'Alleanza Atlantica e nell'Unione Europea. Ed infatti il nostro export ha segnato un più 22% subito dopo l'accordo. Ho messo tutte le mie energie nella creazione di un formato ministeriale che riunisca periodicamente l'Italia e i 5 paesi dell'Asia centrale, dal Kazakistan all'Uzbekistan, sempre per allargare la nostra rete di cooperazione multilaterale e per approfondire i nostri rapporti con partner dal grande potenziale. Nel 2020 ho lavorato tanto affinché l'Italia divenisse partner di sviluppo dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. E adesso siamo riusciti a mettere in campo progetti di cooperazione in campi come la cybersicurezza, le politiche spaziali, la tutela dell'ambiente, la protezione civile e l'utilizzo di energie rinnovabili. Solo 3 mesi fa ho firmato a Giacarta tantissimi accordi di cooperazione multilaterale fra l'Italia e i membri dell'ASEAN, figli proprio di questo percorso. Siamo stati rapidissimi nell'adottare la legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo che consente l'entrata di Svezia e Finlandia nella NATO. Con l'Alleanza Atlantica siamo al fianco dell'Ucraina e dei paesi dell'Unione Europea più vicini geograficamente alla Russia di Putin. Quello che resta di questi miei anni alla Farnesina è che con impegno civico vogliamo continuare a portare avanti e garantire il ruolo di campione del multilateralismo dell'Italia, che si è sempre dimostrata capace di dialogare con tutti e di trarre il meglio a favore dei suoi cittadini da questa virtù. Questa era già stata la nostra forza anche in altri periodi turbolenti, come la Guerra Fredda, ad esempio. È un ruolo che riesce a metterci al centro del mondo come potenza mediatrice e che con impegno civico sappiamo di dover sfruttare.